Via lì c'è la vendita di ganja, vedi che c'è, okay. La foglia. Sì, la foglia, eccola lì. È giù di qua, in mezzo, okay. A queste villette. Cioè villette, condomini, in realtà. Aspetta che c'ho una chiamata di lavoro. Sì. Pronto? Guarda, salve, sono Goku, sono 93. Ho bisogno di un taxi. Ok, dove sei? E sono... Allora, vediamo un attimino. Sono a Paleto. A Paleto? Sì, sono rimasto un po' bloccato qua. C'ho un brofaggio, non so, in qualche parcheggio da un tempo. E sono tipo all'entrata del Paleto, dove c'è il benzinaio, dove l'autostrada. C'è una ferma... No, c'è un container. Come aspetto nel container, magari... Ma ok, perché io sono da tutt'altra parte, sono giù a downtown, quindi che ne dici di $1,500? Oh, ma un casino, va bene, non ho altra alternativa per tornare giù, quindi mi sa che aspetterò, insomma, va bene a 1,500. Cazzo. Purtroppo la benzina non ce la regalano noi tassisti, capisci? Lo so, va bene, dai, 1,500 va bene. Basta che non aumentiamo ancora, perché sono, mi è rimasto, non c'ho la paghetta io qua, mi è finito tutto. Non ti preoccupare, dai, allora dammi il tempo di arrivare. Dunque, dal benzinaio lì a Paleto, quello dove ci sono anche i due bancomat, confermi? E dove ci sono, non lo so, i due bancomat, quello proprio, insomma, a destra, l'entrata della cosa, della, come cazzo, che è un'autostrada tipo est, presenti? Che è tipo per benzinaio grande. Chiaro, ok. Allora arrivo. Io, va bene, l'aspetto qui, ciao. Ciao. Vecchio. Benz, era un pazzo, era un fuori di testa. Scendi un attimo. Sì. Arrivo, E niente, lo andiamo a pigliare. Che vediamo dove deve essere accompagnato e magari ci fermiamo lì alla... Dai cristallini. I cristallini di felicità. A questo punto bisogna solo aspettare il dopo scena virtuale, diciamo. Purtroppo sì. Andiamo, va. 2 hours later. O è meglio dire che ti sto dando un passaggio? Boo. Ma fino a che non fa domande va benissimo. No, beh, certo, quello certo. Poi va bene anche la cosa dello stagista. Vediamo come giostrarcela. Questi tre scemi. Dovrebbe essere in sto benzinaio qua. Dove sta? Eccolo lì, fermati. Dove? Sta correndo a sinistra. Ah, eccolo. Salve! Buonasera! No, ho chiamato io. Prego, salga pure. Aiuto! Eccoci qua. Buonasera! Salve! E vogliamo procedere già con il pagamento? Come preferisci, sì, va bene. Un attimo solo che le do il mio IBAN. Sì. È 1496. 1496, cazzo. Il tuo IBAN è 1496? 1496, sì. Va bene, lì. Ma che cosa? Frate, l'ho detto che sta di fuori. Ah, grande. Minchia, come hai fatto a farmi il bonifico da là? C'è il codo, c'è il, come si chiama? Il bancomat. Ok. Sì, il bancomat, ok. Va bene. Funziona. Devo andare qui, posso? Un secondo. Sì, prego.
perché c'è la poppa dietro. Vista, vista, vista. Arrivo, Prego, prego. Ops. Ce la fa? Sì, ho qualche problema. ho degli spasmi muscolari non da poco. Capisco, capisco. Ma quindi me li ha messi direttamente sul conto, giusto? Credo sì, credo siano arrivati direttamente in banca. Cavolo, questa tecnologia mi sorprende ogni giorno di più. Non si preoccupa, hai visto che robe. Imagine non avere PayPal nel 2020. Sì, quindi dove... Dov'è? Gli ho messo il punto, devo andare a prendere un brofaccio, il mio fido destriero. Ah, ottimo. E quindi cosa le è successo? Com'è che era qui a piedi? Non mi ricordo nemmeno come cazzo finito, penso che semplicemente siamo venuti a paese questi giorni a fare un po' di chiacchiere e roba del genere, un po' di gite, ecco. Però il problema è che mi avevano accompagnato e poi sono rimasto qui. Ah, chiaro, chiaro. Ma da quant'è che sei qui in città tu? Da una settimanina ormai. E sto cercando i miei Funko Pop. Cazzo, mi hanno offerto tutti i Funko Pop. Non ho capito. I Funko Pop. A presenza con il Funko? Sì, 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 conosco. Ah, a me lo scansano a quello, quindi lei conosce il Funko Pop. E lei invece? Io sono appena arrivato, oggi sono arrivato. Ah, benvenuto, benvenuto. Grazie. Come si trova? Beh, al momento sono a piedi perché non ho né patente né macchina, quindi un po' affaticato. Dovrà farsi un po' un destrero, una mount leggendaria. Sì, sì, sì. Ha già qualcosa in mente? Non lo so, un grifone, un drago nero. Scusi, preso. Che problema. Tipo, facciamo una chimera, va. Una chimera? Di classe. No, io sono venuto qui perché mi avevano detto che fra 90 giorni ci sarebbe stato il Los Santos Comic Con. Ma alla fine era una calunnia. Una baggianata, diciamo. Sì, era una fregatura. Il problema è che qui dovevano essere esposti dei Funko Pop rarissimi. E io ho bisogno di quei Funko Pop perché sono l'admin di Regis R.SlashBestFunkoPop. E senza quell'esclusiva tutti i subscriber andranno a puttane. Ma best con la SH finale oppure... Come scusi? Best con best la... Franco, best come meglio in inglese, best. Ok. Ma dove si riuniscono? Mi sembra di capire posso, come dire... Sì. Racchiuderla nella categoria sociale dei nerd, giusto? Assolutamente, ne vado molto fiero di quella definizione. Ho capito. Ma dove si riuniscono? Dove vi riunite voi di solito? Beh, in teoria la fumetteria doveva essere un luogo di ritrovo, una specie di taverna di frontiera per noi nerd qui a Los Angeles. Però il problema è che la fumetteria a quanto pare è chiusa da un sacco di tempo. E la trama qui si infittisce perché è proprio lì che l'avrei dovuto incontrare chi mi doveva dare il Funko Pop. Ah, ho capito. Mi dispiace. Ma un sacco di cose strane sono successe in questa città. Sto cercando di andare alla fonte per capire dove sono finiti quei Funko Pop. Maledizione. Li troverà, non si preoccupi. Speriamo davvero. Monca giga. C'è un po' di traffichino, Non c'è problema. Sì, comunque anch'io sono arrivato ieri, sto cercando di, diciamo, fare i passi giusti. Capisco. Che ambizioni ha lei, avventuriero? Allora, io ho studiato come avvocato, però mi dicevano che in questa città non hai molti sbocchi a livello lavorativo. Possibile, non lo so, non sono esperto di legalese. Comunque, insomma, qualche diciamo situazione più o meno altolocata, possiamo dire così. Ho capito. Per ora portiamo la gente a spasso anche per fare chiaramente nuove conoscenze. Si sa, è ottimo come cosa, come mestiere, ecco. Sì.
Io al momento sono un contadino e prima, dove, prima ero un agente di borsa. Cacchio, ma come mai? Ha fatto degli investimenti sbagliati? No, mi hanno fatto fare degli investimenti sbagliati, quindi... Cacchio, frega tu. Ho comprato solo Bitcoin, Ethereum, Brave, insomma, tutte quelle robe altcoin. Non mi fido più della borsa tradizionale. Ok, ho capito. Anche perché... Azioni che hanno la stessa volatilità del Bitcoin, al momento ce ne sono davvero poche. Esattamente, esattamente. Il problema è che poi su Fortran mi hanno consigliato dei Bitcoin di merda. Alla fine ho perso un sacco di soldi, però vabbè. Siete tutti sulla stessa barca allora, eh? Sì, più o meno. Vabbè, meno male che ho la paghetta dei miei, però dopo sto cazzo di tassi devo dire che si è proprio dimezzata, cazzo. Ma allora le dico, se doveva andare all'ospedale con le vesciche che le sarebbero venute, non so se ci avesse risparmiato. Mi sono anche un po' pensando di non aver chiamato qualcuno per farmi scompariare, però non c'è problema, insomma. Eccoci qua, comunque. Sì, figuri, ci vediamo in fumetteria qualora riapra. Speriamo davvero, arrivederci. Salve. Arrivederci.